Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Ragazzi, oggi ho deciso di parlare di qualcuno di cui parlano tutti in questo periodo, vale a dire Taylor Swift, che è diventata un fenomeno mondiale, sta scalando classifiche, di ogni tipo, facendo concerti sold out di ogni tipo. E di dirvi che cosa ne penso io in quanto musicista, studentessa di musica, compositrice anche io. Ho letto, sì, buona, ho visto vari video che analizzano il fenomeno più che altro di marketing, si chiedono perché Taylor Swift sia diventata un fenomeno. E ci siamo dati anche parecchie risposte, ad esempio gli easter eggs che fa riferiti alla sua vita per far capire ad esempio quale album sta uscendo. Le sue canzoni sono sempre riferite alla sua vita, quindi hanno seguito proprio la sua crescita e quella dei suoi fan che hanno sempre avuto più o meno la sua età. Queste canzoni sono molto intime e personali, quindi danno l'impressione al fan di essere vicino a lei, di essere quasi un amico suo. Però io oggi voglio dire che cosa ne penso io e voi penserete al popolo, ma io ho il canale per questo e quindi voglio dire che cosa ne penso io a livello più musicale che altro. No, non la sto per demolire se è quello che pensate, assolutamente. Allora, da ragazzina, che ero ragazzina sia lei che io, che avevamo quasi circa la stessa età quando lei ha iniziato a cantare, forse io ero qualche anno più piccola. Mi piaceva molto, mi piaceva moltissimo. Stavo lì ad ascoltare lei, Miley Cyrus, le star di Disney Channel. Ascoltavo principalmente questa musica, quindi mi piaceva davvero, davvero tanto. Poi, con la sua crescita, ha iniziato a farsi più pop che country. E perché lei ha sempre all'inizio ha iniziato proprio come cantante country, però un country un po' più pop, un po' più giovanile, perché il country puro, magari le case discografiche pensavano non avesse venduto, ma lei poi vabbè si è totalmente emancipata dalle case discografiche, ma allora perché non torni a fare country? Perché mi chiedo io. E perché quelle canzoni, le prime, sì, hanno giri d'accordi estremamente semplici, sì, hanno testi estremamente semplici con qualche spunto, metafora interessante, devo dire, sì, però alla fine, cioè, non lo so, Love Story ha un testo abbastanza semplice, non è Bob Dylan, ecco, qualcuno dice l'hanno paragonata a Bob Dylan, secondo me, oddio, no. Però vabbè, diciamo che rispetto ad altri cantanti, cantautori pop, so che lei tra l'altro si è impuntata fino a trovare una casa discografica che le permettesse di scrivere e cantare le proprie canzoni e non gliele desse già confezionate. E quindi già lei era diversa da altre, non è finita nel mucchio delle pop star tutte esattamente uguali. Per questa cosa che faceva country, che faceva canzoni estremamente personali, scritte da lei, composte da lei. Quindi un minimo di diversità dagli altri, di originalità c'era e questa cosa mi piaceva tanto e quelle canzoni, benché io ascolti tutt'altro, prediliga testi e arrangiamenti più profondi e più adulti, però mi fanno ripensare con tenerezza alla mia adolescenza. E mi piacciono tuttora, tant'è vero che questi due video di mie cover di Taylor Swift che sto per lasciarvi sono tipo di 2 anni fa. Poi non ne ho più fatte, però sì, mi è capitato più o meno recentemente di cantare le sue canzoni, le sue prime canzoni. That I'm not a princess, this ain't a fairy tale. I'm not the one you slip off your feet, later up the stairwell. Whoa, I'm feeling you, baby. Don't be afraid to tempt them, fall, tempt them, fall into me. Vi ho lasciato White Horse e Jump Them Fall, che per me sono assolutamente carinissime, vi ripeto, mi ricordano i miei 14-15 anni quando
principalmente in realtà stavo da sola al computer ad ascoltare tutta questa musica. Quindi non è stato un gran bel periodo a livello di socializzazione, devo dire. Vi ho parlato tante volte del bullismo, non vorrei ripetermi. Però quando ascoltavo la musica dimenticavo tutti questi miei problemi, pensavo un giorno anche io riuscirò a fare della mia musica il mio lavoro, e lo sto facendo, ragazzi, a piccoli passi. E quindi, vabbè, poi Min è una canzone che parla proprio del bullismo, di lei che cantava, le dicevano che non ce l'avrebbe fatta e invece guardatela adesso, quindi brava Taylor. Prima o poi la imparerò questa canzone, ho sempre rimandato perché non ne ho mai avuto il tempo e sono un sacco di parole, ma prima o poi la imparerò. Quello che non mi è piaciuto e non mi piace tuttora, infatti se le ascolto, io ascolto solo le canzoni, le prime canzoni di Taylor Swift, anche se nella Taylor's version, cioè quando lei si è emancipata dalla sua etichetta discografica che praticamente le faceva guadagnare poco o nulla, a quanto ho capito, e ha riregistrato le sue canzoni, le prime, perché non ne possedeva praticamente più diritti, quindi lei le ha riregistrate chiamando l'album Taylor's Version, la versione di Taylor. E quindi ascolto quelle perché non è giusto che una persona delle sue canzoni non possegga i diritti, quindi ascoltiamo quelle dal 2016 in poi, così che almeno... Non è che abbia bisogno, tutto questo bisogno adesso di guadagnare, però è giusto che l'arte venga retribuita a chi l'ha prodotta, è estremamente giusto così, sia per gli artisti più grandi che per gli artisti più piccoli, è giusto sempre. Quindi non mi piace la svolta pop, perché lei ha detto no a un sacco di case discografiche, ha interrotto collaborazioni perché non le permettevano di fare le sue canzoni come voleva lei, per non omologarsi al mucchio, e poi si è omologata al mucchio. Ragazzi, mi vengono in mente, non lo so, Anti-Hero, oppure Look What You Made Me Do, è diventata una cantautrice pop praticamente, oppure Shake It Off, che sì, è anche carina, però si è praticamente perso completamente l'aspetto country, e questo mi dispiace perché non era quello il segno distintivo di Taylor Swift, ho capito, crescere, evolvere. Ci sono delle canzoni pop durante, boh, diciamo la fase di transizione, se vogliamo dire così, come Better Than Revenge, che sono pop, sì, però c'è sempre l'accento country, boh, mi viene in mente la chitarra. Però, e infatti quelle le ascoltavo ancora, poi quando è diventata totalmente pop commerciale e io dal canto mio mi sono totalmente allontanata da quel mondo, ho quasi smesso di ascoltarla e mi dispiace perché come personaggio la stimo perché durante la carriera ne ha passate un sacco, qualsiasi cosa facesse diventava uno scandalo. Adesso non mi dilungo su questo perché ci sono un milione di video su questo, io vi ho detto, preferisco concentrarmi sull'aspetto musicale. Diventava uno scandalo senza in realtà che lei avesse vere colpe, si è scoperto dopo. E poi come personaggio ha una buona, ottima strategia di marketing, da cui prenderò spunto anche per alcune cose, devo dire. E poi perché non si è mai... Boh, mi sembra una persona abbastanza semplice, poi ovviamente sempre non ci ho mai mangiato insieme, sempre mi baso su quello che vedo. Mi piacerebbe mangiare insieme a Taylor Swift una volta. E una persona che comunque all'inizio non l'ha mai fatto, sconsigliata dalle persone che la seguivano, ma a un certo punto si è impuntata e ha detto la sua anche sulla politica, perché ha detto il potere e l'influenza che ho io devono servire a qualcosa. E quindi, cioè, io la ammiro, Taylor Swift. Musicalmente adesso un pochino meno, perché si è omologata secondo me agli altri, anche emancipandosi dalle case discografiche, poi ha finito per
fare esattamente quello che non voleva fare, secondo me. Poi scrivetemi nei commenti, ovviamente sempre hai ragione, torto, come al solito. Penso che lei diceva, o dicevano anche altri, che ha fatto un percorso, la sua musica adesso è più adulta. Poteva adultizzare il country, secondo me, senza bisogno di farlo diventare pop estremamente commerciale. Capisco l'adultizzare i testi, i primi erano più proprio da ragazzina, che probabilmente storie d'amore da ragazzina. Capisco il portarli a un livello successivo, però si poteva portare anche la musica a livello successivo con arrangiamenti magari un attimo meno giocosi, però mantenendo comunque lo stile country. Mi manca lo stile country di Taylor Swift, ragazzi. Tant'è vero che qualche anno fa, ho cantato anche Betty, adesso la vado a ritrovare perché ne avevo scaricate solo due di canzoni, di mie cover di Taylor Swift da Instagram, perché avevo eliminato i video dal telefono. Ho cantato anche Betty e mi ricordo che ero felice di questa cosa perché dopo anni di pop lei aveva fatto questa canzone country, io tipo, ah sì, che bello. In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Niente ragazzi, in breve questo è quello che penso, ditemi se siete d'accordo, se non siete d'accordo. Ho visto tanti italiani dire io non so manco chi è, però io lo so bene chi è perché ricordo gli anni della mia adolescenza. Se vi va iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche e sempre se ne avete voglia ascoltate la mia canzone Via del Tutto Eccezionale che troverete qui da qualche parte. Ciao!